Gavirate. Gavirate. Ma che bello qua. Ma è bello il lago qui di Laveno, non bello, eh? Sì, infatti sono andato tante volte. Se la giornata è bella poi te la rende. Ma che bello, ma che. Bene cari amici. Qui dal Lago Maggiore, in questa strepitosa giornata in cui le vette più alte del Piemonte Val d'Aosta si vedono nitidamente, una giornata di pieno sole al 3 settembre 2019. Provo a fare un po' di apnea, cari amici. Vado giù a fondo e cosa farà il Mauri? Riprenderà un po' i monti e poi io riemergerò e facciamo un po' così. Gennaro che fa apnea. Cari amici, sono riemerso. Ti voglio assolutamente riuscire in qualche modo a fare la mission. Quindi faccio vedere che riemergo e faccio la mission. Oggi tentiamo di fare, almeno tentiamo di fare la mission. Mauri. Com'è? Bello, bello, sto bene, dai, si sta bene. Bene, non è male, cazzo, no, si diverte abbastanza. Benissimo, cari amici. Adesso mi asciugo un po', intanto guardo in giro un po'. Facciamo la mission oggi. Facciamo la mission. Cari amici, naturalmente la videocamera l'abbiamo posizionata un po' così tra le rocce. Benissimo, sia come sia, non ha importanza cosa avremo dietro, ma il messaggio che vogliamo dare. Perché comunque dietro noi cosa c'è, Mauri? C'è il Lago Maggiore. Ma non solo il Lago Maggiore, c'è, diciamo, l'intero universo. Perché davanti, dietro noi, c'è l'intero universo. Allora, cosa di più di essere felici, contenti per l'universo che ci sta attorno. Giusto, bellissimo. Giusto, perfetto. Ecco. E allora, io devo dire qua, Mauri, vedi? Siamo in bilico su una roccia. Di, esatto, non cerchiamo di star dentro nella videocamera. Se è storto, è storto, perché l'importante è il messaggio. Adesso non sappiamo se l'importante è il messaggio. Il punto qual è? Allora dobbiamo dire, una ragazza, questo è la mission per la vita, questo è un video assolutamente di questi corti minuti per mission per la vita. Tutto nasce dal fatto di, per esempio, una ragazza verso l'estate, giugno, cos'era, in Nord Europa, decide
togliersi la vita, poi qualcuno ha negato, addirittura a 17 anni non ne voleva più sapere. La sua amica ha detto: ma come, eravamo andati pure in vacanza, sembrava tanto contenta, entusiasta della vita, e poi ha fatto niente. Il Mauri, belle donne che ci sono di là, però sono giovani comunque. La mission, ti ascolto perché la mission. Sono comunque la mission, Mauri. Andiamo alla mission. Allora, veniamo al dunque. Invece amare la vita, e infatti l'amica diceva: ma com'è possibile non amare la vita? E guardate, guardate l'universo che ci circonda. Poi faremo vedere l'universo che ci circonda. Allora, amare la vita. Il punto è questo, Mauri. Amare la vita, quindi, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Video Urbex Milano. Amare la vita perché l'universo ci circonda, quindi c'è una cosa, dovremmo essere entusiasti di questo saper tenere la vita. Siamo alla Vela Mombello sul Lago Maggiore, e cosa dobbiamo dire? Qui è il luogo dove io avevo due compagni di classe che non ci sono più. Questi compagni di classe erano, un mio compagno di classe aveva la leucemia, e purtroppo finì di leucemia, morì di leucemia, leucemia è una malattia grave, morì. Un altro mio compagno di classe, spinto, cosa fece? Andò nell'ex Jugoslavia durante la guerra, nell'ex Jugoslavia, quindi alle porte dell'Italia dopo Trieste, andò in guerra nel senso per aiutare i bambini rimasti orfani di guerra, e andava negli orfanotrofi durante la guerra nell'ex Jugoslavia ad aiutare bambini orfani di guerra. Cosa è successo? Che tornato in Italia, rischiando veramente di morire diverse volte per le bombe sparatorie di tutti i tipi, torna in Italia, però ha un attacco cardiaco, ha un infarto e muore. E questi erano due miei compagni di classe, veramente degli angeli in tutti i sensi. Allora, vedete, cari amici, la vita a volte si spegne prestissimo, ed era qua la Vela Mombello, sul Lago Maggiore, Mauri, non in un posto, cioè un posto così, eppure si è spenta la vita. Allora, dobbiamo ringraziare il Signore Dio per la vita che ci dona, e anche comunque il piacere di vivere. C'è poco da fare, mettiamola anche a vero giorno, ma anche no, non voglio, non voglio, questo è un video sociale. Mettetela in chiave come volete, però sappiate, avete una vita davanti a voi ed è sublime, speciale. Non importa, siete poveri, non avete soldi, ma avete l'universo intorno a voi. Ricordatevelo. E adesso leggo delle poesie locali, delle poesie di Vittorio Sereni, che non hanno più i diritti d'autore. Vedo che se va sempre il rec lì. Boh, sembra che... Sì, sì, sembra che stia registrando. Speriamo in Dio. Speriamo, poi fa niente, se no la rifaremo. Che vuole dire, Mauri? La vita va così. Allora, delle poesie di Vittorio Sereni, che non hanno più i diritti d'autore, Mauri, quindi ce la faremo. Ma è venuta la pagina così, poesie del secolo scorso che non hanno più i diritti d'autore, libere adesso. Mi è venuta una poesia, non l'ho mai vista questa. Dimitrios alla tenda s'accosta, il piccolo nemico, Dimitrios, e mi sorprende. L'uccello tenue strido sul vento del meriggio, non torce la bocca pura, la grazia che chiede pane, non si vela di pianto, lo sguardo che fame e paura stempera nel cielo d'infanzia. E già lontano
arguto mulinello che si innalula nell'afa. Dimitrios, filande avare, appena credibile, appena vivo sussulto di me, della mia vita esultante sul mare. Allora, io... è del 1942 questa poesia, quindi ormai libera. E io vedo questa... il piccolo nemico. Invece il piccolo nemico chiede, con bocca pura, chiede pane. Non si vela di pianto e chiede pane. E comunque era dedicato alla figlia, nel senso a mia figlia, c'è scritto, ma era anche dedicato, se vogliamo, quindi alla vita che viene dopo di noi, quindi i nostri figli. Allora, cari amici, che dire Mauri? Quindi il nemico che in realtà chiede pane, e quindi è il nostro amico. Non fa vedere che piange, però, quindi è l'estraneo che però viene a noi. Allora ogni estraneo che viene a noi potremmo essere preso come un qualcosa. Invece, ecco, dedicato alla figlia, ma allora c'è sempre un qualcosa che ci avvicina, l'estraneità invece ci avvicina a noi. Allora, cosa dire per la vita? Che la vita bisogna tenersela stretta perché ce n'è una sola. Ma, detto con parole, diciamo così, povere, senza troppo... Ma poi l'universo che c'è intorno a noi è troppo bello per non viverlo, per evitare... Perché non viverlo, questo universo che c'è attorno? Sì, infatti, infatti. Che lì forse c'è un bagno, siamo sulla scogliera. Speriamo che dal bagno ci buttano giù qualcosa. Speriamo che il tubolino quindi scarichi qualcosa. Il bene e il male. Allora, vediamo qualcosina, se funziona questa videocamera in questo momento. Allora, facciamo, vediamo qualche poesia. Inverno a Luino sul Lago Maggiore, ti stendi e respiri nei colori, nel golfo irrequieto, nei cumuli di carbone irti al sole, sfavilla s'abbandona all'estremità del borgo, colgo il tuo cuore, se nell'alto silenzio mi commuove un bisbiglio di gente per le strade, morto in tramonti nebbiosi d'altri cieli, sopravvivo nelle tue sere celesti, ai radi battelli dei tardi di luminarie fioriti. Quando pieghi al sonno e dai suoni di giochi le canzoni, ma tardo sbarrito ai tuoi bivi, ma accendi nel buio di una piazza una luce di calma, una vetrina. Mauri. Quindi lui trova le luci, trova il borgo, anche se è inverno e anche se è notte. Quindi noi possiamo avere la nostra luce anche se è inverno e se è notte. C'è qualcosa che ci illumina, c'è qualcosa che ci porta avanti anche nell'oscurità, anche nel freddo gelido. Fuggirò quando il vento investirà le tue rive. Sa la gente del porto quanto è vana la difesa dei limpidi giorni. Di notte il paese è frugato dai fari, la borda un'insonnia di fuochi. Vaganti nella campagna, un fuoco tumulto di lontane locomotive verso la frontiera. Quindi treni verso la Svizzera che passano anche di qua. E poi l'insonnia dei fuochi, cioè una volta c'erano le luci che però andavano a gas, adesso elettriche, e comunque, quindi, fuggirà quando il vento investirà le tue rive. Cioè, vedete, cari amici, sa la gente del porto chi è? I navigatori, quindi i viaggiatori, chi vive il mondo, sa la gente del porto che praticamente è vana la difesa dei limpidi giorni, cioè,
le cose si attardano, quindi come c'è il bello, c'è il brutto, c'è il bel giorno, come questo, c'è il brutto giorno, però si vive. E comunque io sono certo, è così Mauri, è tutto una ruota che gira. Infatti. Ed è troppo bello, è troppo bello. Che dire ancora? Che dire? Niente, insomma, sono... Tutto va e tutto torna. Ecco, sì, infatti. E allora, cari amici, la gioia per la vita ci ha spinto a fare questo video. A volte è andata veramente crudemente nella mia, nelle vostre vite, nelle vite di tutti. Però sappiate tenere il timone, sappiate tenere la luce, sappiate continuare, perché anche volendo non c'è altra scelta, nel senso, però è una buona scelta andare avanti. Anni dopo, un'altra poesia, siamo poesie di Vittorio Sereni. Anni dopo, la splendida e delirante pioggia si è quietata, con le rade ci bacia ultime stille. Ritornati all'aperto, l'amore mi accanto e amicizia. E quello che fino a poco fa quasi implorava, da buiato portico brusio, romba alle spalle ore, ora rompe dal mio passato. Volti non tumultanti saranno risaputi, di vecchia aria anessi oggi rappresa. Anche nostri fra quelli di una volta, dunque ti prego non voltarti amore, e tu resta a difenderci l'amicizia. Qua mette, diciamo, una miscellanea, io direi, una miscellanea di un sapore di ciò che è l'essenza, volendo. Infatti. Poesie di Vittorio Sereni del secolo scorso, ormai senza più diritti d'autore, libere. È bellissimo, quindi io ci tenevo a fare questa mission da tanto tempo. Guarda caso, mi hanno regalato proprio venerdì scorso un libro di Vittorio Sereni. E quindi era troppo importante portare avanti questa missione, che erano mesi che volevo. Quindi siamo al 3 di settembre 2019, Gennaro Gelmini e Video Urbex Milano, youtuber Mauri, qua a Cerro di Laveno Mombello. Abbiamo messo la videocamera sugli scogli, quel che l'è, come si dice, ma ci sembra fantastico finalmente avervi detto ciò che ci sembrava di dover dire. Ecco. Benissimo. Ciao cari amici, un amore per la vita. E cari amici, siamo qua al Fontanone, a Piazza Fontana, a Laveno Mombello, quindi acqua per la vita. Allora, la vita è come quest'acqua che sempre sgorga. Allora dobbiamo intendere così la nostra vita, come acqua che sempre sgorga. E allora, benissimo, questa è la nostra vita. Ci sediamo semplicemente comodi di vivere la vita, di gustare la vita. È così che è giusto che sia. Allora quest'acqua scorre sempre, e così deve essere la nostra vita, che sempre scorre. E scorre il tempo, scorrono gli anni, però in assoluta felicità, perché non badate alle cose materiali, guardate oltre, sempre oltre. Guardate l'immensità dell'universo. L'universo è davanti a voi. Guardate quei bellissimi melodrami. Chi si può permettere di fargli fare frutto? Perché fruttificano per noi? Perché quei melograni fanno frutto per noi? Potrebbero non degnarsi di fare frutto per noi. Perché continua a scorrere l'acqua dal monte?
in questo caso va molto sasso del ferro, perché potrebbe non scorrere, perché tutto per noi. Allora vedete quante cose, guardate l'immensità, guardate un raffino. Ah, somiglia a Rambo. Somiglia a Rambo quello lì. Quindi, cari amici, l'immensità del creato intorno a noi, allora guardiamo oltre, anche quando si è in certe situazioni difficili, ma cosa ci manca? Ci possono mancare i soldi, ci può mancare l'amore, ma l'universo intorno a noi non ci manca. Allora tutto poi si rigenera, verrà ciò che ci manca, perché l'universo è attorno a noi. Guardate, nulla manca. Perché non dobbiamo amare l'universo? Benissimo, qua dalla piazza del municipio, piazza Fontana del municipio di Lago del Mombello, al 3 di settembre 2019, qui al Fontanone, un caro saluto da quindi Gennaro Gelmini e ciao a tutti, youtuber Mauri. Ciao a tutti. Cari amici, youtuber Mauri, video Urbex Milano. Alla prossima, cari amici. Un gattone che tanto ci ama anche lui. Perché non amare la vita? Amate la vita come questo gattino. Ma questi gatti qui sono un po'... No, è carino. Guardate, amate l'universo, perché l'universo, guardate cosa vi dona. Le cose più belle. Le cose più belle. Amate l'universo, perché l'universo è un grande amore della vita. Come questo gattino che tanto ci vuol bene, gattino, anche se non ci conosce, vero Mauri? Ma no, lasciamolo stare perché lo vedo. Benissimo. Qui al Fontanone di Laveno, tutti quanti assieme, dal municipio, qui a Laveno, un gradito saluto, ciao, a presto, al 3 settembre 2019, Gennaro Gelmini e video Urbex Milano. E cari amici, il macchinario che draga i fondali qui al lago, praticamente i fondali vengono tenuti sempre larghi grazie a questo macchinario. Il cigno sta prendendo i pesci, sta pescando. E qua dragano per tenere sempre sotto i fondali. Dragano i fondali. Panorama un po' veramente incredibile. Bene, bene. Bene. E si continua, cari amici. Bene. Continua, Mauri. Ma è la prima volta che vedo un macchinario all'opera così. Qua siamo al lago, vediamo tutto da vicino. Macchinario continua. Al lago. Mauri, fammi vedere con i cigni. Ma che belli i cigni. Ma che belli. Del Lago Maggiore.